Se c'è una cosa che questo mercato ci ha già insegnato è che le ambizioni dei bianconeri stavolta sono altissime. La dirigenza ha deciso di tornare a competere per le prime posizioni in campionato e non solo, e per farlo sta preparando diversi colpi di mercato in grado di far saltare gli equilibri. Tra questi anche un super colpo a centrocampo, nel mirino ci sarebbe addirittura il turco Hakan Çalhanoğlu, campione d'Italia con l'Inter. Chi lo avrebbe mai detto che fosse possibile anche solo immaginare il campione come l'ex Bayer Leverkusen e Milan con una maglia a strisce bianconere? Il mercato è però qualcosa di imprevedibile, e quando a muoversi sono tanti milioni, tutto può succedere. Accostato con insistenza, durante Euro 2024, a un top club come il Bayern Monaco, che sembrava disposto a tutto pur di riportarlo in Bundesliga, il pupillo di Simone Inzaghi nelle ultime settimane era apparentemente uscito dai radar del mercato. Si trattava però solo di una tregua. Sul turco è infatti piombato all'improvviso il club bianconero, con un'offerta mostra e in grado di stravolgere completamente il suo destino. Colpo bianconero, 42 milioni per Çalhanoğlu, trema l'Inter di Inzaghi, sogno proibito di diversi tifosi della Juventus, che di certo avrebbero fatto carte false per poter avere un centrocampo composto da Çalhanoğlu, Douglas Luiz, Kefren Thuram e magari anche Theun Koopmeiners, l'ex trequartista del Milan, sembra in realtà finito nel mirino di un altro club bianconero, non meno ambizioso. Stando a indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, sarebbe addirittura il Newcastle ad aver deciso di far follie per strappare il campione turco all'Inter di Simone Inzaghi. E per farlo avrebbe già preparato un'offerta quasi irresistibile, da oltre 40 milioni di euro. Più nel dettaglio, sembra che i Magis sarebbero disposti a versare nelle casse del club nerazzurro 42 milioni di euro, tra parte fissa e bonus non impossibili da raggiungere. Ovviamente completando il tutto con un'offerta a dir poco invidiabile anche per lo stesso calciatore, che in Premier andrebbe a guadagnare più dei 6,5 milioni a stagione garantiti dai nerazzurri dopo il fresco rinnovo di contratto. Per il momento si tratta comunque solo di indiscrezioni. Pensare che l'Inter possa infatti accettare di privarsi di uno dei cardini della squadra di Inzaghi, con poche settimane ancora davanti per poterlo eventualmente rimpiazzare, appare quantomeno difficile. Ma il mercato ci ha abituati a sorprese di questo tipo, soprattutto quando a muoversi con forza sono squadre come il Newcastle, che ha alle spalle il super gruppo PIF disponibile a un grande investimento pur di far fare alla squadra un ulteriore salto di qualità. Accordo con Chiesa, lascia la Juve, giocherà la Champions. Tutto pronto per il trasferimento di Federico Chiesa fatto fuori dalla Juventus e ora pronto a firmare con quello che sarà il suo prossimo club. La svolta può arrivare da un momento all'altro perché il giocatore è totalmente fuori dai piani della Juve che ha messo l'esterno italiano sul mercato e adesso aspetto solo l'offerta giusta per venderlo. Il club vuole provare ad incassare circa 20 milioni di euro, allo stesso tempo non ha preso bene questa decisione anche Chiesa che ora è pronto ad andare via e lasciare la Juventus definitivamente per cercare di ottenere una nuova avventura che gli possa riprendere una carriera che sembra ormai compromessa a causa del club bianconero dove ha deluso le aspettative. Non è un'operazione facile per tutta una serie di motivi. La Juventus valuta tanto il giocatore, che allo stesso tempo ha uno stipendio elevato da 6 milioni a stagione e bisognerà anche capire la scelta del calciatore che dovrà decidere avendo la parola finale. Calciomercato Juve, Chiesa pronto ad una nuova squadra. Nelle ultime ore si è parlato tanto di un ritorno di fiamma della Roma, ma anche di Lazio e Napoli che si sono fiondate su Federico Chiesa pronto al trasferimento.
Il giocatore italiano però vuole aspettare tutte le offerte fino alla fine e prendere una decisione definitiva solo dopo. Il desiderio di Chiesa è quello di giocare la Champions League e per questo motivo il suo agente lavora per dargli la migliore offerta possibile che tanto desidera. Ora ci sono dei nuovi aggiornamenti che possono seriamente portare ad una svolta dell'affare. Grande attesa per Chiesa, pronto ad un nuovo trasferimento, perché c'è un club che gli può garantire anche di andare a giocare la prossima edizione di Champions, andrebbe a lasciare l'Italia. E, dai colleghi spagnoli di Sport che arriva l'annuncio di Chiesa offerto al Barcellona, una nuova idea se dovesse saltare il colpo Nico Williams, che è finito da settimane nel mirino del Barcellona. L'esterno dell'Athletic Bilbao però ancora non è arrivato e potrebbe anche saltare. Per questo motivo ora sarebbe anche stato offerto al Barcellona Chiesa, che accetterebbe subito la grande occasione di giocare per un club storico e forte come quello spagnolo. Vedremo nelle prossime ore che tipo di strategia sarà presa da parte della Juve e del giocatore. Juve, svolta vicinissima, Milik via per 7 milioni di euro, la Juventus continua a sfoltire la rosa. In cantiere la cessione di Milik, escluso dal nuovo progetto bianconero, un club ci prova. Continua ad essere un cantiere aperto la Juventus. Fin qui a lasciare Torino sono stati 8 giocatori, ma la rivoluzione non terminerà qua. Il club, infatti, ha intenzione di continuare a sfoltire la rosa in modo tale da incamerare risorse fresche da reinvestire subito. Numerosi giocatori esclusi dal nuovo progetto bianconero ed invitati, dal tecnico Thiago Motta, a trovarsi una sistemazione alternativa quanto prima, l'elenco, tra gli altri, comprende il nome di Arek Milik. Il polacco nella scorsa stagione è andato a segno 8 volte, dimostrandosi spesso utile per le sorti bianconere. Il suo profilo, però, risulta poco gradito all'ex allenatore del Bologna, il quale preferirebbe avere a disposizione un vice Vlahovic più giovane e meno propenso ad infortunarsi, 6 le gare saltate per problemi fisici. Da qui la richiesta al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di cederlo e, al tempo stesso, di acquistare un centravanti in rampa di lancio capace di offrire maggiori garanzie dal punto di vista realizzativo e della tenuta fisica. Il 30enne, dal canto suo, è divenuto l'oggetto del desiderio di alcune squadre. Per lui, ad esempio, si era fatto avanti il Besiktas, tuttavia a stoppare ogni contatto ci ha pensato lo stesso attaccante poco propenso a trasferirsi in Turchia. L'ex Napoli, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere di voler restare a Torino, convinto di potersi ritagliare il proprio spazio alla luce delle tante che attendono la vecchia signora tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions e Mondiale per club. Juventus, via Milik, in cassa entrano 7 milioni. L'appello lanciato dal giocatore non verrà preso in considerazione. A confermarlo è il fatto che Giuntoli si è già mosso al fine di individuare il suo adeguato sostituto. Due i profili vagliati dal manager. Il primo risponde al nome di Maximilian Weyer, autore di 16 reti e 3 assist nelle 35 partite disputate con indosso la maglia dell'Hoffenheim. Il colpo risulta possibile ma, nell'occasione, andrà battuta la concorrenza del Borussia Dortmund. L'altra pista battuta conduce a Matteo Retegui, valutato dal Genoa oltre 30 milioni.
una cifra ritenuta eccessiva dalla Juve che, in sede di trattativa, proverà a mettere sul piatto il cartellino di Tarik Muarevovic in modo tale da ridurre l'esborso cash. Per quanto riguarda Milik, in queste ore si è fatto avanti il Marsiglia su input di Roberto De Zerbi. Per il classe 1994 si tratterebbe di un ritorno in bianco-azzurro, avendo già militato tra le fila del club della Costa Azzurra dal gennaio 2021 all'agosto 2022. Work in progress, l'addio è soltanto una questione di tempo.